Ciao a tutti! Allora, ho scelto la giornata meno ideale per fare questo video perché ho una ricrescita bestiale e oggi fa un caldo, ragazzi, a Roma torrido. Fa veramente caldissimo, quindi starò tutto il tempo a levarmi le goccioline di sudore da sotto il naso. Allora, ho fatto un pochino d'assenza, ma ho giustamente i miei motivi di cui purtroppo non vi posso parlare. Torno, ogni tanto mi faccio viva. Adesso, raga, ho questo caldo, a me tutto mi va di fare tranne che perché il problema di fare i video, ragazzi, non è tanto registrare, il montaggio, bla bla bla. Il problema è trovare la posizione, la luce, l'impostazione, quello che affligge di più. Comunque, bando alle chiacchiere. Questo che è un video che mi avete chiesto in tantissimi da tantissimo tempo, ovvero riguardo i miei tatuaggi, perché io veramente non ne ho mai parlato e non ne ho nemmeno mai esposti. Più tanto ogni tanto vedete qui un'ombreggiatura qua e quindi mi chiedete: ma è un tatuaggio? Perché non ne faccio molto, un saluto di proposito così, capito? Col braccino moscio. Quindi partiamo subito dal mio primissimo tatuaggio, che è appunto questo qui. Sicuramente non si vedrà niente, quindi farò una foto eventualmente dopo. All'inizio non era così, perché questo primo tatuaggio lo feci a Londra e quindi devo ritrovare una foto di com'era nel principio, che fu un dramma, perché quando abitavo lì a Londra mi era venuto a trovare anche mio cugino, che è più pazzo di me, e un giorno avevo detto: dai, andiamo a Camden Town, andiamo a farci il tatuaggio, va bene, però io ho paura, come glielo spiego? Era il primo tatuaggio per entrambi, avevamo paura, nonostante io sapessi l'inglese lui no. Abbiamo deciso di andare da un italiano in modo che potesse essere più facile esprimerci, visto che è una cosa indelebile. Avessimo mai fatto, perché ci hanno fatto una boiata entrambi. A me l'ha fatto la scritta giusta, però proprio tremolante, era uno schifo, quindi se la trovo l'immagine me la farò vedere adesso. 3, 2, 1. Lo so. E quindi poi successivamente, quando sono tornata, ho deciso di farlo ritoccare da un tatuatore qui vicino. Si è espanso parecchio, come avete visto, perché comunque abbiamo aggiunto i fiori, la frase Real Love Never Dies, perché penso che l'amore è quello vero, che può essere per un genitore, per un figlio, per una compagna, un compagno di una vita, se è un amore vero non può morire mai, perché altrimenti non sarebbe vero amore. E i tre fiori sono, a me piacciono molto, mi sembra siano di frangipane, e l'ho fatti viola perché sapete che io in quel periodo Lilla Forever, chi mi segue da tanto, e l'abbiamo completamente stravolto, e però alla fine è venuto così. Il secondo tatuaggio è questa scritta Hope, che col tempo non mi piace per niente come si è espansa, perché comunque stanno saltando dei pezzi. Vi farò sempre vedere una foto, che così almeno magari splash almeno. E Hope con un cuore, l'ho fatto l'anno scorso mentre stavo andando con una mia amica a farci un giro e mi è venuta la pazza idea di chiamare un tatuatore. Mi dice: senti, ma che c'è spazio? E tipo adesso? E mi fa: sì, vieni, vieni. Mi ha fatto un tatuaggio, uno che non c'aveva nemmeno un tatuaggio addosso, e già da lì tu capi tutto, però fatto così, il cuore è venuto proprio male, male, male. E vabbè, si è, perché poi l'ha ripetuto parecchio, cosa che poi ho capito che non si fa assolutamente. Quindi questo qui ce l'ho qua sul polso, c'è un significato comunque di una speranza, comunque l'ho fatto in un periodo un po' tetro così, perché era un momento difficile e quindi ho fatto questo. Quindi da qua ho detto basta, mi fermo, non ne faccio più, volevo fare la scritta qua Lorenzo, solo che poi era banale, cioè no, banale, ognuno poi, ragazzi, il significato ce lo deve avere, quello, il tatuaggio, ogni persona ce l'ha, magari qualcuno ci ha scritto qua Giuseppe, ma non vuol dire che a me non disprezzo, ma a me personalmente non me lo vedevo. Però ecco, mi volevo fermare perché ho detto no, poi mia madre dopo la prima scritta non mi ha parlato per 2 settimane, però giustamente lei, io ho rispettato i tatuaggi, io lo dico sempre, perché lei mi ha detto: i tatuaggi devi fare quando non vivrai più in questa casa. Io in quel periodo vivevo a Londra. Fatta questa cosa ho detto vabbè, basta. Da lì proprio un declino delle tragedie, perché dicono che i due tatuaggi portano sfiga di qua di là, veramente. E un po' di tempo fa sto parlando con un mio amico
mi fa che sì, guarda che tu ti devi fare il terzo tatuaggio perché tutta quanta sta cosa delle sfortune che tu c'hai non è possibile, sicuramente rilevato al fatto che c'hai i tatuaggi dispari, pari. Ho fatto, dici? Il giorno dopo sono andata a parlare con il tuo dottore e mi sono fatta prendere appuntamento per questi altri. La situazione non è cambiata, l'ho spiegata uguale, però. Quindi allora, quel giorno ne ho fatti tre, uno abbastanza grande che volevo fare da tantissimo, sicuro, magari qualcuno è un'immagine che avrete potuto vedere su internet, ed è appunto questo qui su per Lorenzo. L'ho fatto qui, lo volevo fare a sinistra, vicino al cuore, però siccome essendoci già questo qui, proprio me l'ha sconsigliato perché magari è troppo attaccato tutta sta parte. Quindi allora, come in origine vi faccio vedere un po' l'immagine che ho trovato io su internet e il tatuatore me l'ha tutta quanta modificata perché senza l'effetto dei capelli non si capiva bene la madre, cioè non si visualizzava bene la madre, nessuno vedeva la mamma. E quindi io gli ho fatto fare i capelli, ovviamente sotto la scritta Lorenzo, mi pare ovvio. Che poi quello lì mi ha fatto pian colpo. Perché non mi ricordo come è uscito il discorso, ho fatto, dai, è carino come disegno, così come è venuto, come l'hai fatto. Dice, sì, è carino. È strano, però la cosa più strana è perché tu abbia chiamato tuo figlio Renzo mentre mi stava tatuando il nome. Io ho gelato, gli ho detto, Dio mi sta a tatuare Renzo. Invece mi ha fatto uno scherzo, ma mi ha fatto caca sotto. Poi lì, mentre mi stava tatuando, ho detto, senti, ma c'hai appuntamenti dopo? Mi fa, no, dice, tra un pochetto ce l'ho fatto, dai, fammene altri due. Volevo così le piccoline, quindi ho fatto il cuore, questo qui, l'ho fatto di qua, questa qua è stata più una mattata così, perché io molto credo all'amore, credo a queste cose così, e poi questo qua non ve lo faccio vedere. E poi la chiave di violino sulla caviglia interna. La chiave di violino perché? Perché io affido molto le emozioni alla musica, nel senso che io non guido, raga, io comunque sto gocciando perché poi c'è la finestra chiusa perché c'è Lorenzo con mio padre di là in piscina che si stanno sbellicando delle risate, quindi ho detto fammi approfittare, però non posso respirare. Quindi la chiave di violino perché io associo molto le emozioni alla musica, nel senso che se mi sento allegra metto proprio Enrique Iglesias, cioè queste canzoni molto reggaeton. Io sono triste, cioè io cavo pure che attacco tipo con Avril Lavigne, quel periodo su più buio, tipo non lo so, però quindi io sono molto che affibbio le sensazioni, poi io non sto in macchina senza musica. Mio padre ogni tanto andiamo con la macchina, mio padre che c'ha uno stereo che puzza e mi sento male. Io prendo la mia macchina solo se c'ho la vignetta USB, se c'ho la vignetta USB disperata, nel senso mi comincio a girare tutte le sezioni radio. Sono fissazioni, sono malattie. Quindi questi qua erano tutti i miei tatuaggi, quindi alla fine adesso sono dispari, ma tanto ecco, ho detto l'ho sfigata uguale. E non ci credo molto a questa cosa, però io era una scusa per farlo perché questo qui lo volevo fare da un sacco di tempo. All'inizio lo volevo fare sul costato, però quello mi ha guardato e mi fa, ma sei sicura? Io no. Quindi adesso parlo un pochino di una piccola cosa perché mi arrivano tanti 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 tanti. Tantissimissimi no, però qualche messaggio mi è arrivato per quanto riguarda i tatuaggi su consigli bla bla bla. Allora, il mio consiglio, cioè mi chiedete consigli sia sui disegni, sulla posizione e su che tono dovrò andare. Allora, io non sono Dio sceso in terra per fortuna perché altrimenti siamo tutte responsabilità. Però ragazzi, un tatuaggio ve lo dovete scegliere voi. Sia che è una stellina, anche se ormai è sputtanatissima, perdonatemi il coso la stellina, però se per voi c'è un significato. Ma chi può dire che non si deve fare? Il segno dell'infinito ce ne stanno una marea, ma se vi piace e se per voi c'è un significato, perché voi lo dovete fare? Cioè, è da pensare comunque a una cosa per sempre. Però è pure vero che ormai siamo tutti quanti, cioè la maggior parte delle persone sono tatuate, manca solo mio padre e mia madre, giustamente. Dovete essere convinte, però non c'è più quella cosa come prima che magari il tatuaggio era affibbiato ai galeotti, no? Quelli che erano stati in carcere, ma non è più così. Però comunque il tatuaggio deve venire da voi. È una cosa per sempre, è vero. Però ripeto che saremo una generazione di anziani tatuati, perché la maggior parte saranno tatuati dal collo in giù. Dovete scegliere il tatuaggio che piace a voi, la posizione che piace a voi, anche perché si dice, effettivamente questa cosa è vera,
che se uno pensa al tatuaggio uno già lo sa dove lo immagina. Io per esempio questo qui lo vedevo proprio perfetto per questo tatuaggio, però mi facevo proprio paura del dolore, veramente tanta. E poi non conoscevo questo tatuatore perché era nuovo, quindi non sapevo, perché dipende se quello c'ha una mano leggera, una mano pesante o che. E dipende, stessa cosa, scelta il tatuatore. Io non è che so tutti i tatuatori del mondo, oppure voi da Milano potete partire a Roma per venire dal mio. Quanto il mio tatuatore potrebbe essere contento, però non ve lo posso consigliare io. Quindi magari vedete su internet, leggete recensioni, guardate ormai tanto le fanpage, ci sono dappertutto. Tra un po' mi arriva l'acqua qua praticamente, sotto, dentro gli occhiali. Guardate i disegni, magari andate lì, conoscetelo, vi deve fare molta simpatia, comunque vi deve apprendere, vi deve capire, non vi deve assolutamente mettere fretta. Se il disegno che lui fa, perché magari io pure io all'inizio dicevo, però mi dispiace quello lì, mi ha fatto il disegno, vabbè, anche se non mi piace, però ho fatto il disegno. No, vuol dire, voi lo state a pagare, è una cosa che rimane a voi per sempre, quindi se non vi piace una puntina, fatela cambiare, punto. E niente ragazzi, questo qui è stato un mio video sui tatuaggi, so che appunto me l'avevate chiesto in parecchi, quindi adesso mi ha guarito questo, ho messo la foto su Instagram, molto impazzite perché diceva che era un acchiappasogni, gli era una cosa, poi c'è stata la cosa, perché chi te l'ha pagato, mamma e papà? No, me lo sono pagato da sola, come tutto il resto. Se io vado perché mi si sta scaricando la batteria, c'ho tipo 60 secondi di autonomia, di tempo, e qualsiasi domanda o cosa mettetemela qui sotto. Io ragazzi, appena posso, giuro, beh, arriverò con un nuovo video, devo un attimino riprendermi da un paio di cose che sono successe, sarò un pochino rallentata ma non vi abbandonerò, prometto, cercherò di essere un pochino più presente su Instagram e sui social, quello sì, perché so che sto un po' andando. Vi saluto ragazzi, vi mando un bacione.